Salve, ho fatto un lungo video ieri o l'altro ieri in cui parlavo inglese riguardo le radici del rock and roll e l'importanza del country. E sono, posso dire di essere una delle poche persone che forse divaga, fa troppe cose, troppi strumenti, ma che ha una visione abbastanza globale, olistica della musica americana, delle sue vari fiumi, vari correnti che si influenzano l'un l'altro, pur essendo in certo senso distinte, nel senso che la corrente principale è quella. Poi ci sono vari rivoli, vari acque che passano da un fiume all'altro, oppure che escono da entrambi i fiumi e ne formano un altro. E per quanto riguarda il jazz, ci sono molte forme di musica americana para-jazzistica. Una delle caratteristiche della musica americana in generale è che è musica fortemente ritmica. Rispetto alla musica europea, dove l'armonia, l'orchestrazione, la melodia la fanno da padrone, anche se nel Novecento ci sono state anche musiche, o anche nell'Ottocento, più ritmiche, e tutto quello che è più ritmico di solito tende a essere più popolare. La musica popolare è fortemente ritmica, dalla musica medievale alle musiche ballabili, hanno tutti dei ritmi fortemente, sono ritmiche, e anche c'è una certa ripetizione, cioè c'è il concetto di ritornello della ripetizione. La musica classica fluisce in un altro modo, almeno quando è diventata musica classica, diciamo da 500, 600, quindi prima non c'era questo concetto di musica accademica e musica popolare. La musica popolare ha fortemente influenzato e innervato la musica classica, che ha dato il suo patrimonio di conoscenza, ha detto, di orchestrazione e di armonia. Per quanto riguarda la musica americana, l'aspetto ritmico è l'aspetto caratteristico della musica americana. Ogni musica americana, poi ci può essere un ritmo più lo swing, che è un particolare senso del ritmo, che però in varie forme innerva anche il blues, il rock and roll in un certo senso, fino a diventare più pesante. L'aspetto fondamentale della pesantezza del ritmo scandito è l'uso della batteria. C'è solo un tipo di musica in America che non prevede necessariamente, anzi nelle sue forme classiche non prevede l'uso della batteria, ed è il country. Qualsiasi musica country con uso della batteria è già una forma di country, diciamo, moderna o non pura. Ci sono tante musiche che non prevedono l'uso delle percussioni in generale, sistematicamente, dal rebetico greco, che è una forma popolare molto molto particolare, ma questo non c'entra con la musica americana, anche se le prime registrazioni del rebetico sono state fatte negli Stati Uniti, ovviamente da Grecia. Queste musiche para-jazzistiche, boogie-woogie, che poi si è innervato rhythm and blues, non moderno rhythm and blues, alla Louis Jordan, forme intermedie di
Ragtime Blues, sembra strano, andate a vedere Hot Mulliner, Head Hot di Robert Johnson. C'è tutto un ribollire di musiche dove, come ho detto, è difficile calcolare. Una persona come Jimmy Rogers, che vedono tutti come country, io sinceramente non lo vedo come musicista country, lo vedo come un musicista appartenente al blues e al primo jazz. Il fatto che usasse la chitarra, il fatto che usasse lo yodel, due strumenti, la chitarra diciamo acustica, non quella jazz, parole, quelle col buco e non tanto grandi, il fatto che usasse questo yodel, e viene collocato sempre nell'ambito country, quando io sinceramente, e perché ormai chi suona country conosce Jimmy Rogers, si spera. Bob Wills, la differenza fondamentale è l'arrangiamento e la strumentazione, che poi sono legate. L'arrangiamento, l'accompagnamento dei gruppi di Texas Swing nella chitarra, adesso io non sono proprio un tecnico, ma l'accompagnamento è molto molto simile allo swing, tanto direi che è una delle caratteristiche che lo rende swingante la chitarra in quattro quarti. Altra caratteristica che invece lo lega più lo swing è un certo uso del violino, e anche le canzoni stanno, indipendentemente dall'arrangiamento, alcune canzoni tendono a essere più jazzistiche, altri hanno due accordi e tendono a essere più, alcune proprio due accordi, non è per di due accordi, alcune sono proprio due accordi, sembra strano. Una caratteristica del country, che è l'unica musica che io sappia che con pochissimi accordi riesce a fare, e con lo stesso giro d'accordo anche il jazz lo fa, riesce a fare tantissime canzoni, anche il blues. Ho fatto un altro video in cui dimostravo che gran parte della musica pop moderna deve le sue radici al country. Il country ha introdotto il concetto di canzone nel senso moderno del termine. Anche il jazz aveva le canzoni, c'è qualcosa molto diverso, cioè le canzoni jazz hanno una struttura, un'armonia che le rende diverse delle canzoni della musica pop. Si vede nella musica pop che la base è il country, non per altro per l'uso spesso della chitarra acustica, molti artisti devono, e anche nel rock and roll, io parlo di rock and roll non di rock, al jazz. Purtroppo il mondo del jazz è molto chiuso, arroccato nella torre d'avorio di chi si sente migliore, perché c'è sempre qualcuno che si sente migliore e c'è sempre qualcuno che gli altri giudicano peggiore. C'è una specie di catena alimentare della musica, almeno così pensano, e io dico che stranamente che alcuni tipi di musica apparentemente inferiori, diciamo, o
considerate inferiori, considerate hanno una potenza non lo so come dire. Prendiamo il blues, il soul. È chiaro che sono tipi di musica dove c'è una certa ripetizione rispetto al jazz, che va lì, al zigogola, ci richiama sopra, ci controrichiama sopra. Ma ricordatevi che anche nel jazz c'è una ripetitività, c'è un standardizzazione, dopo un po' rompe le palle pure il jazz. Adesso molti storceranno il naso. Raga, io una cosa non sopporto, non del jazz in particolare, ma del modo in cui è vissuto da molti jazz, specialmente qui in Italia. Prima cosa, canzoni che durano un quarto d'ora. Io ho solo una parola: che palle. Allora, io quando vado a vedere certi concerti, io per me il limite, una canzone sono 4 minuti. Come un film, il film dura 1 ore e mezza, 2 ore. Dopo diventa pesante, proprio sono le, secondo me, dei tempi tecnici, dei tempi mentali. Io quello che mi piace della musica country è che i pezzi durano 3 minuti e mezzo, massimo. Generalmente, e poi basta. Nelle jam session si tirano questi pezzi alle lunghe, entri, attaccano sto pezzo, vai a pisciare al gabinetto, esci, incontri quelli che fumano fuori, prima fumavano dentro, adesso fumano appena esci, prima tu usciva si sentiva l'odore dell'aria pura, adesso esci e senti l'odore del tabacco, vabbè, ti fai un giro, ritorni, stanno ancora a fare lo stesso pezzo. Ci sono a parte che, vabbè, adesso sto un po' dirazzando, ma ci sono delle grandi teste di cazzo che si credono sto cazzo. Io una cosa ho visto, cioè tu, la tecnica è importante, quello che prepare, però se non ci avete, nella storia sono rimasti quelli che erano originali, punto e basta, anche tecnici, ma ci sono anche altre persone non tecniche che poi la tecnica, sai, che è il primo che porta avanti una tecnica diversa, fa coincidere la tecnica con l'originalità, se no è ripetizione. Fare una cosa leggermente diversa porta freschezza. Io vedo molte volte nel jam session gente molto più brava di me, sicuramente, non c'è quel guizzo, è tutto studiato. Per cosa che succede in tempo reale non dovrebbe essere così. O c'è gente che non fa nessun errore, ci sono le pippe che fanno un sacco di errori. No, ci vorrebbero quelli bravi che fanno gli errori. Perché? Perché quello bravo che fa l'errore sta andando al proprio limite. Non fare mai errori, può essere giusto per un'audizione, può essere giusto per una registrazione in studio. Non è giusto per una cosa da vivo. Se uno deve fare errori. No, devi stare a un livello tale di creatività o di rischio per cui l'errore ci sta. Ma avete visto mai una partita di calcio? Ma quante volte uno toppa, fa un passaggio, lo prende quello dell'avversario? Ma quello è il bello! Quello è il bello! Immaginatevi una partita di calcio dove nessuno fa un errore. C'è una palla assurda. Una jam session sono gli errori fatti da persone brave, che c'è errore, è chiaro, senza l'imprevedibilità, l'aspetto aleatorio. Tanto vale fare un arrangiamento, fare musica non improvvisata, è chiaro.
vabbè, ero partito da una cosa, sono finito a un'altra. Comunque sono idee sulla musica che possono essere interessanti. Arrivederci.